Ora è Bruno Nodalli. E siamo quindi pronti per introdurre i cani da compagnia, a cominciare dal barbone grande mole, bianco, barbone medio, nero, non siate timidi, barbone nano nero, barbone miniatura toy. Espagnol nano continentale papillon, Boston Terrier, dimmi. Carlino, Bichon Frise, Chinese Crested Dog, Bolognese, Maltese, Tibetan Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel, Bulldog francese, Chihuahua a pelo corto e Chihuahua a pelo lungo, Pechinese. Dicevamo, un raggruppamento caratterizzato da forme, colori, taglie, espressioni, musi, orecchie, molto differenti. Ci sono soggetti che derivano da piccoli cani da caccia, troppo piccoli per essere portati a caccia e quindi donati alle dame. Ci sono soggetti che derivano da cani alla caccia in acqua e per il riporto della preda abbattuta. Ci sono piccoli terrier sopravvissuti alla vita nel deserto messicano del Chihuahua. Ci sono razze antichissime come i maltesi e i bichon o il cane nudo cinese e razze selezionate per la forma del proprio muso molto schiacciato come il Carlino. Abbiamo una preselezione. Abbiamo barbone grande mole bianco, barbone media mole nero, barbone nano nero, bichon à poil frisé, maltese e Chihuahua pelo lungo, e un grande applauso per gli altri splendidi esemplari del nono raggruppamento. Invito i bassotti, segugi e cani per pista di sangue a presentarsi nel pre-ring. Questa è la taglia di barbone più elevata, possiamo arrivare fino a 62 centimetri. La classica toilettatura che vediamo ricorda la toilettatura da lavoro del barbone stesso. I barboni hanno un pelo idrorepellente, a crescita continua, per cui non perdono pelo per casa, richiedono una toilettatura costante da parte del proprietario, ma d'altra parte non perdono pelo e non emanano cattivo odore. Sono razze famose per la facilità di addestramento, la facilità di apprendimento. Abbiamo differenti taglie che possono soddisfare le esigenze di chiunque. Conoscendo personalmente diversi barboni di grande mole, posso dire che sono anche degli ottimi guardiani avvisatori. Barbone nano, una taglia tra i 30 e i 35, 40-45, il barbone medio che abbiamo visto sfilare prima, sempre nella colorazione nera.
Il Bichon fa parte sempre dei piccoli cani bianchi diffusi nel Mediterraneo, diciamo che questa è la razza originaria della Francia. Caratteristico il mantello riccio molto fitto. Questa è una toelettatura che fino a pochi anni fa non era ammessa in Europa, in quanto la Francia si era sempre opposta a questa toelettatura, diciamo, di tipo americano-anglosassone. Ora invece i soggetti vengono esposti così toelettati. Questo permette anche di distinguere meglio le varie razze di tipo Bichon a pelo riccio, che se nella colorazione a bianco uniforme possono essere dall'inesperto facilmente confuse. Vediamo ora sul tavolino del nostro giudice un maltese. Il pelo del maltese è liscio, deve ricadere fino a terra come un pesante abito di seta. Ed ora sul tavolo un chihuahua a pelo lungo. Il chihuahua originario da cui si origina la varietà a pelo lungo è quello a pelo corto, cane che è stato recuperato da facoltosi statunitensi dalla vita semiselvatica nel deserto del Chihuahua, che è una regione settentrionale del Messico. Si presume che il pelo lungo si sia originato in seguito all'immissione nella razza di riproduttori di tipo epagnol nano continentale piuttosto che spitz nano. Le caratteristiche comportamentali sono le medesime e la taglia è sempre quella che ne fa il cane più piccolo al mondo. La forma della testa in entrambe le varietà deve essere a mela. Bichon à poil frisé, terzo posto. Al secondo posto abbiamo il Chihuahua. Rappresenterà i cani da compagnia al Best in Show finale. Perfetto. Il Barbone Nano. Ho fatto tutto io. Però almeno ho capito quattro, sei. Ed ora, signori, siamo pronti per introdurre il quarto e sesto raggruppamento, bassotti, segugi e cani per pista di sangue.